Utlow Web Radio. E puntualissimi come sempre alle 7:15 minuti e pochi secondi, ben trovati su Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura da colleghi a colleghi. È venerdì 11 novembre 2016. Svegliati avvocatura. Uslow Web Radio, powered by infordata.net. Visit the website www.infordata.net. Infordata, your technology partner. Siamo in diretta dai server che ci ha fornito Infordata, server a Rovereto, provincia di Trento, da dove trasmettiamo con una linea 150 megabit, e da Roma chi vi saluta con l'altro server collegato tramite due linee a 100 megabit è Andrea Pontecorvo. Un po' di dati tecnici su questa radio da colleghi a colleghi. Buongiorno per un fine settimana grandioso che si sta avvicinando. E collegato invece dalla sede leccese della radio è Pino Gallo. Buongiorno Pino. Buongiorno Andrea, buongiorno ai nostri amici e colleghi in ascolto, scusa la risata, ma no, sto cercando di capire quanti server ha Angelo Marzo, visto che non stiamo riuscendo a collegarlo in diretta. Eccolo, l'abbiamo collegato proprio in extremis, perché da Vicenza c'è anche Angelo Marzo. Buongiorno. Buongiorno a te Andrea, buongiorno a te Pino e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Adesso, avevi staccato la presa della corrente dal server? Che è successo? No, Skype stava prendendo il caffè. Ah, ho capito. Vabbè, basta che sia andato in circolo, questo è l'importante. Dicevamo, un venerdì che ci avvicina, ci getta verso il fine settimana nel quale davvero, colleghe e colleghi, speriamo in serenità voi possiate riposare per prendere le forze per la prossima settimana, e intanto vediamo un attimino che cosa ci attende in questa puntata, vero Pino? Eh sì, velocemente, anche quest'oggi una puntata ricchissima davvero di contenuti, solo per accennarvene alcuni, in realtà poi sono proprio tutti. Avremo Giambattista Palumbo con la sua pillola Tax, seguirà poi un grande amico della nostra radio, Giuseppe Vitrani, componente del gruppo di lavoro della FIF, la Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense, con i suoi consueti consigli e indicazioni che verranno buoni nella nostra attività. Carlo Rombolà in ambito di diritto sportivo, non potrà mancare Valentino Spataro con la sua pillola Caffè 2.0, e infine Atti e Pareri con Vincenzo Grieco. Però, caro Vino, qui ci sono degli argomenti. Ci sono degli argomenti scottanti per l'avvocatura, vabbè, scottanti, interessanti, via, dobbiamo sempre averne contezza, tanto ciò è vero che avremo un collegamento in diretta, o sbaglio? Certo, è la parte, diciamo, della pagina relativa ad un argomento che sta di nuovo, semmai si possa dire di nuovo, interessando l'intera classe forense, cioè la rappresentanza politica di questo benedetto OCF. Ne parleremo in realtà con una graditissima ospite, Esther Perifano, che si collegherà con noi nel corso della trasmissione. Molto molto bene, allora puntata densa di commenti, interviste, approfondimenti giuridici. Vi ricordo che siamo sempre online tramite le pagine Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, e anche tramite il sito, quindi commenti, consigli anche in diretta, ne daremo immediata contezza, e vi aspettiamo quindi anche telefonicamente, 331-309-7852 il nostro numero di telefono, ma lo faccio dire alla Giorgia Cigalla, che è molto più brava di me. Uslow Web Radio, 331-309-7852, www.webradiouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati.
Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Questo programma è offerto da... Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Buongiorno, oggi parliamo di... Svegliati, avvocatura. Sono le ore 7:20 e iniziamo la nostra trasmissione con un aforisma molto simpatico. Se ti arriva una bolletta, pagala subito. Non lasciarla mai sulla scrivania con le altre, perché di notte potrebbero riprodursi. Mi hai fatto venire un dubbio, Angelo, adesso vado a guardare sulla scrivania se mai mi sono perso qualche bolletta. No, questo è un problema. Oh ragazzi, dobbiamo dare una spinta emotiva per il fine settimana, per carità, non ci suicidiamo con bollette, MAV, F24 e quant'altro. No. Dici bene Andrea e noi allora sull'abbrivio mandiamo la pillola con Giovan Battista Palumbo, Tax, va a commentare un provvedimento recentissimo su operazioni inesistenti. Buongiorno, oggi parliamo di una sentenza recente della Corte di Cassazione, la sentenza 21.633 del 26 ottobre 2016. Poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i beni acquistati di regola, e salvo il caso in cui il costo sia consistito nel compenso versato all'emittente il falso documento, non sono utilizzati direttamente per commettere il reato, ma salvo prova contraria per essere commercializzati, affinché i costi relativi a dette operazioni non siano deducibili, ferma la verifica della concreta deducibilità in relazione ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, non è sufficiente il coinvolgimento anche consapevole dell'acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall'effettivo venditore. Questo è a grandi linee diciamo il senso, la massima della sentenza prima citata. Nel caso di specie erano stati emessi due avvisi di accertamento per IVA indebitamente detratta ed indeducibilità dei costi. I ricorsi venivano quindi respinti dalla commissione tributaria provinciale per l'IVA e, rilevata la mancanza di profili di reato, accolti limitatamente invece alle imposte dirette. La commissione tributaria regionale poi rigettava sia l'appello principale del contribuente che quello incidentale dell'ufficio, rilevando che, con riferimento alle società venditrici, era emersa carenza di struttura organizzativa, non congruità dei prezzi e modalità insolite di pagamento, oltre che il riconoscimento delle responsabilità penali. In conclusione, la società appellante, ad avviso della CTR, non aveva adottato le misure necessarie per effettuare operazioni con società reali, potendosi anzi affermare che la società risultava collusa con coloro che avevano operato al solo fine di frodare l'erario. In tale contesto, tuttavia, anche la tesi dell'ufficio della indeducibilità dei costi riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, secondo la CTR, non poteva essere condivisa, anche considerato che l'ipotesi di reato andava in realtà ascritta alle società venditrici. Il ricorso veniva infine respinto, come detto, dalla Corte di Cassazione, non risultando che i beni e servizi fossero stati direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il PM avesse esercitato l'azione penale o avesse emesso il decreto di rinvio a giudizio o sentenza di non luogo a procedere per prescrizione.
Dunque un nuovo tassello su un argomento sempre di grande e notevole interesse. Grazie, buona giornata. Svegliati, Avvocatura. Sono le 7:24, sempre in diretta, YouSlow Web Radio. Ringraziamo Giovan Battista Palumbo per questa sua pillola, una pillola che è molto tecnica, avete sentito, ma che ci consente anche di introdurre una nuova collaborazione di cui andiamo davvero molto fieri. Con il collega Riccardo Trovato, infatti, YouSlow Web Radio, grazie al collega Riccardo Trovato, possiamo collaborare con l'Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria. Dalla prossima settimana inizierete a sentire i numerosi contributi che provengono da un corposo gruppo di lavoro dell'associazione testé menzionata. Ringraziamo ovviamente pubblicamente il collega di Catania, Riccardo Trovato, Catania, che trova un terreno assai favorevole per la radio a livello di comunicazione, perché come vi diremo anche nel corso delle prossime puntate ci sono notevoli notizie da diffondere proprio da quel foro così attivo. Quindi tasse, fiscalità e quant'altro saranno sempre di più anche all'attenzione della radio. E a questo punto davvero, Angelo, ci attendiamo da te qualche cosa. Sì, nel Fedro di Platone Socrate diceva che la scrittura era una minaccia per la cultura, perché ad un libro non si possono fare domande. Probabilmente a Socrate mancava internet. Ma io vorrei sapere da dove le pesca queste. Da dove Bellissimo. Le pesca? Va bene, e allora grazie Angelo, noi proseguiamo nella nostra programmazione. Adesso giustamente hai richiamato qualcosa che ha a che fare con internet, perché è la volta di andare ad ascoltare Giuseppe Vitrani, un grande amico della nostra radio, come ho detto componente del gruppo di lavoro della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense. Ci parlerà di digitalizzazione dello studio e di tutte le opportunità lavorative e pratiche che questo comporta. Cari amiche e cari amici, in questi anni stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione nel modo di vivere e di intendere la professione, soprattutto in termini di digitalizzazione dello studio legale e anche in termini di facilitazioni per il deposito degli atti processuali. Se pensiamo a quest'ultimo aspetto, possiamo pensare alla possibilità di effettuare depositi telematici con un tablet, per esempio, e quindi senza dover per forza ricorrere alla smart card oppure a poter non utilizzare la classica chiavetta USB contenente il certificato di firma digitale. Tale soluzione è resa possibile in particolare dall'utilizzo della cosiddetta firma digitale remota, ovvero quella tipologia di firma digitale accessibile via rete, per esempio via internet, nella quale il firmatario viene identificato dal servizio, ad esempio mediante la digitazione della password, ed è poi autorizzato alla posizione della firma mediante un meccanismo di sicurezza che può per esempio essere costituito da un OTP, One Time Password, che viene inviata in forma di SMS su telefono cellulare o su smartphone. Si realizza così un procedimento sicuro, prevedente una forma di autenticazione a due fattori, cioè password più l'OTP che abbiamo detto, in grado di generare una firma digitale perfettamente utilizzabile ai fini poi del deposito telematico. All'esito dell'operazione di firma, tutti i file saranno infatti sottoscritti in formato CADES e genereranno dunque documenti con estensione P7M, perfettamente aderenti alle regole tecniche sul processo. Lo scenario fin qui rappresentato presuppone ovviamente però che sul tablet ci siano i file necessari per il deposito, oppure che gli stessi possano essere facilmente recuperati, per esempio mediante un invio di posta elettronica.
C'è però un'altra possibilità che consente all'avvocato di essere davvero indipendente dall'intervento di terzi o dall'esigenza di appesantire i propri dispositivi mobili. Mi riferisco in particolare all'utilizzo dei sistemi cloud che, dati i loro costi ridotti e le grandi disponibilità in termini di spazio, potrebbero addirittura ospitare i documenti dell'intero studio legale e potrebbero essere utilizzati finanche come servizi di backup per lo studio, con sincronizzazione delle cartelle contenenti i documenti informatici dell'avvocato. Per l'utilizzo di tali servizi è bene però ricordare che per noi dovranno e devono valere le linee guida elaborate dal CCBA sin dal 2012. Il richiamo va in particolare all'esigenza che i dati immessi in questi servizi cloud siano protetti da accessi indesiderati di terzi mediante l'utilizzo di, che cosa? Di sistemi di crittografia, e che comunque i dati dell'avvocato siano ospitati su server individuabili e situati all'interno quantomeno dell'Unione Europea. Svegliati Avvocatura. Grazie a Giuseppe Vitrani, grandissimo amico, l'ho già ricordato Pino prima, grandissimo amico della radio, fra i suoi tanti titoli, certamente quello che a livello nazionale più conta è nel gruppo di lavoro della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense, quindi diffonde su tutto il territorio nazionale cultura giuridica ovviamente applicate alle nuove tecnologie. Lo torneremo a sentire su questo e molti altri argomenti. Consentiteci però anche di darvi contezza di ciò che la radio vi riserva, tanto questo fine settimana quanto nelle prossime puntate della prossima settimana. Hi, this is Alison Rayner. Listen to my show on Just Law Web Radio next Sunday, November the 13th. My group ARC has a new CD out called A Magic Life. The piece you're hearing is from that new CD, and it's called The Trump Call. Sì, all'abolizione del bicameralismo paritario. No, ad uno Stato centralista. Ogni martedì alle 21.30 Elia Barbugnani e Milena Miranda si scontrano per le ragioni del sì e del no al referendum costituzionale. Sali anche tu sul ring. Referendum versus il ring dell'avvocatura. Solo su Just Law Web Radio. Just Law Web Radio, la voce dell'avvocatura. Sono le ore 7:32. Lo sport rende gli uomini cattivi, facendoli parteggiare per il più forte e odiare il più debole. E d'ora, proseguendo nella nostra Pino, programmazione, sì? Non sono d'accordo con questo aforisma, però, di Angelo. Te lo devo dire, Angelo. Perché? Da ex sportivo, non mi è piaciuto tanto, te lo devo dire questo. Allora, adesso io vi devo confessare una cosa, non ho assolutamente ascoltato Angelo. Ah, bravo, hai avuto un calo di tensione. A chattare con la nostra prossima ospite, chiedo scusa, chiedo perdono ad Angelo, adesso mi costruirà un aforisma per me, sono sicuro di questo. E dunque, sì, Pino, te lo ripeto, un altro, lo sport deve essere patrimonio di tutti gli uomini, di tutte le classi sociali, pure quella come te, dei sordi. Sono inventata in questo momento. Un cattivo, proseguiamo. Dunque, proseguiamo allora, questa è la volta di Carlo Rombolà, per l'appunto, con la sua pillola in diritto sportivo.
Buongiorno a tutti, cari amici e colleghi in ascolto. Io sono Carlo Rombolà e questa è la quarta pillola di diritto sportivo che proponiamo qui su Use Law Web Radio. Continuiamo oggi la nostra chiacchierata sullo sport e i suoi tribunali, rilevando che l'ultima versione del codice di giustizia sportiva è stata varata proprio nel 2014, quindi pochissimi anni fa, con effetto alla stagione sportiva del 2014-2015. È stata una riforma prima caldeggiata, poi studiata e alla fine pubblicata dal CONI, che ha dettato delle linee guida specifiche a cui le singole federazioni sportive nazionali hanno avuto l'obbligo di adeguarsi senza indugi. La differenza con la normativa previgente è in primo luogo nell'impostazione, niente più indicazioni generali da parte del Comitato Olimpico Nazionale, bensì precetti chiari, dettagliati, con l'obiettivo di dare alla giustizia sportiva anzitutto una maggiore uniformità e poi una certa funzionalità della medesima, legata alle esigenze di semplificazione e di celerità proprie del mondo dello sport. Anzitutto, l'impianto giuridico, di cui abbiamo già accennato in occasione della prima pillola, che oggi ricordiamo soltanto per essere stato riprogrammato da questa riforma secondo il regime del cosiddetto doppio binario, a seconda cioè delle competenze e della materia del contendere. Ci sono, come detto, i giudici sportivi da una parte, competenti per le questioni tecniche, e dall'altra i giudici federali, che hanno competenza residuale per tutto ciò che non attiene alle questioni di campo. In entrambi i casi è previsto anche un giudizio di appello e i gradi interni per ogni disciplina saranno inderogabilmente due. Certo, esiste anche un terzo grado di giudizio esterno alle federazioni, che è costituito dal collegio di garanzia, che tuttavia non entrerà nel merito delle controversie e si soffermerà a valutare la legittimità o meno del percorso della giustizia federale. In altre parole, una sorta di corte di cassazione dello sport. Per altri versi, la giustizia sportiva non ha molto in comune con quella tradizionale, in special modo per quel che riguarda la durata dei singoli processi. D'altronde, lo sport, si sa, ha bisogno di verdetti celeri e di procedure snelle, e proprio per questo l'articolo 38 del nuovo codice fissa in 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare il termine per la pronuncia della decisione di primo grado. Per il secondo grado il termine sarà invece di 60 giorni dalla data di proposizione del reclamo. Cosa succede in caso di inosservanza dei termini? Succede che il procedimento disciplinare verrà dichiarato estinto, a meno che l'incolpato, sì, perché pur essendo un processo inquisitorio nello sport non si usa mai il termine imputato, a meno che l'incolpato, dicevo, non si opponga. Per oggi direi che è tutto. Ai colleghi in ascolto ricordo che per info e contatti potete scrivermi all'indirizzo mail carlo@studiorombola.com. Ciao! Svegliati, avvocatura. E l'avevamo preannunciato, una grandissima amica, assolutamente competente nelle materie di politica forense e giuridica in generale, Esther Perifano, che ci ha raggiunto telefonicamente tramite la piattaforma di Use Law Web Radio. Esther, buongiorno e buon venerdì. Buongiorno, un saluto affettuosissimo a tutti voi della radio, che svolgete un servizio veramente, veramente, veramente apprezzabile. Buongiorno, baci e abbracci a tutti. Ma che bello sentirti con questa voce squillante, energetica, come tu solo sai avere e come tu solo sai dare all'avvocatura. Grazie Andrea, sei affettuosissimo. Esther, ma tra l'altro fammi dire, prima di lasciarti nelle grinfie, come dicevamo, ma grinfie amicali di Pino Gallo, che io ho avuto l'onore e il piacere di salutarti, come si conveniva, soltanto il giovedì sera per un incontro fortuito in un ristorante di Rimini, il giovedì proprio prima dell'inizio delle operazioni dei lavori della nostra Massima Assise. Mannaggia.
Sì, me lo ricordo bene, riaccompagnato dalla tua, diciamo soprattutto dal lato femminile della tua redazione, che io apprezzo moltissimo, perché sono veramente molto brave, me lo devi consentire. Adesso non è per fare un dispettuccio ai maschietti, però insomma le ragazze quando ci mettono ci sanno fare. È vero, diciamo che gozzovigliavamo insieme a due tavoli diversi, ma insomma ci davamo da fare, via. E tra l'altro poi invece durante i lavori della Massima Assise, niente, ci siamo sempre rivisti, ma nemmeno sostanzialmente un ciao veloce, tanto è stato il lavoro. Sì. E va bene, comunque. Ho perso la voce durante il congresso, per la fortuna di molti, ho perso la voce, non ho potuto più. Senti, io me ne ritorno. Me ne ritorno in buon ordine dietro il vetro virtuale della regia, vi ascolto come si conviene e passo la linea a Pino per questo importante contributo che Esther darà alla radio. Ti saluto poi alla fine, un abbraccio, buon lavoro. Grazie Andrea, buongiorno Esther, anch'io ti ricordo. Pino, buongiorno. Ovviamente in quei corridoi, soprattutto l'ultimo giorno mi pare, quando portavi avanti quella protesta contro l'inammissibilità delle emozioni, ti ricorderai quel momento? Sicuramente me lo ricordo bene, ricordo che tu e Milena eravate lì a documentare quello che stava accadendo, l'associazione protestò in maniera così come avevamo deciso in Consiglio Nazionale, come Gigi ebbe poi la capacità di trasmettere all'esterno, protestò insomma con molta veemenza. È un flash mob improvvisato che però diede il senso di quello che stava accadendo in aula, che è stata una pagina oggettivamente non bella. Certo, scusami Esther, a proposito di reclami, perché ovviamente parleremo anche di questo, che ne fu dei reclami se furono presentati avverso quei provvedimenti della commissione, di quel provvedimento? I reclami, alcuni credo siano stati esaminati dall'ufficio di presidenza e poi decisi in senso positivo e in senso negativo. Uno dei nostri iscritti ad esempio aveva un reclamo contro l'esclusione di una mozione. Purtroppo quella è stata una pagina veramente singolare. Io diciamo sono, per mia natura, sono più portata a ritenere che si sia verificato proprio quello che è successo proprio per una questione di inesperienza, perché oggettivamente mettere in votazione determinate mozioni ed escludere altre, come è stato detto, con una motivazione stringatissima, perché non erano attinenti ai temi congressuali ed erano esattamente identiche a quelle che erano state votate, è stata, secondo me, io ripeto, più un frutto dell'inesperienza della commissione mozioni che di, non voglio credere che ci sia stata cattiva fede. Certo, è stata una pagina insomma bruttina, ecco. E devo dire la verità, quello è successo, però quello che mi è dispiaciuto di più è stata la, diciamo tra virgolette, la incapacità dell'ufficio di presidenza di prendere atto di quello che stava accadendo e di porre rimedio nell'immediatezza, perché poi l'ufficio di presidenza era l'organo, avrebbe allora, potuto benissimo intervenire insomma. Allora no? Esther, cara Esther, abbiamo dato uno sguardo al passato recentissimo, guardiamo un attimino al futuro, il futuro che si sta rivelando anche questo denso di nebbie, perché dopo la data del 4 novembre, allorché si completavano le elezioni nei vari distretti per i rappresentanti dell'OCF, e si cercava di capire quale fosse la data di riunione di questo benedetto ufficio al fine di giungere alla individuazione del coordinatore, succede qualcosa, e succede proprio a casa tua, in quel di Napoli, esce fuori la storia di ben quattro reclami sulle cui conseguenze oggi tutti ci interroghiamo. Qual è il tuo parere al riguardo? Guarda, io ho osservato le elezioni che si svolgevano nel distretto di Napoli. Chi frequenta i social sa, diciamo che io comunque sono stata presente, avrei voluto portare, se si fosse trattato di un'assemblea, una testimonianza di un certo tipo, però poi dopo non è stato possibile.
Il regolamento, le norme statutarie parlavano chiaro, bisognava inviare una mail, anzi una PEC, all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione e poi si sarebbe proceduto alle votazioni. Ora, io non so esattamente a Napoli che cosa è successo, mi è stato riferito, dico anche da chi, dal mio presidente del Consiglio dell'Ordine, che ci sono state decine di candidature e poi subito dopo decine di rinunce alle candidature e poi ancora di nuovo presentazioni di candidature. Io francamente, ovviamente, non so se questo corrisponde a vero e se è davvero accaduto così, però bisogna dire che se c'è stato un candidato che si è candidato, che ha inviato la PEC, che ha la prova di aver inviato la PEC e non è stato inserito nell'elenco dei candidati, è stato oggettivamente prepermesso. Giustamente, quindi un problema di carattere, a quanto pare, è meramente amministrativo sulla ricezione e magari sulla protocollatura dell'istanza che è pervenuta negli uffici del COA distrettuale. Sarà la responsabilità della segretaria di quel amministrativa di quell'ufficio? Io non lo so, però se si sono persi la PEC perché magari è andata a finire nel cestino o perché non l'hanno scaricata o perché non l'hanno vista e tutto il resto, purtroppo è successo. Ma dunque, certo. Esther, lasciando adesso da parte questa provocazione, da tempo, dal 5 novembre ci siamo messi tutti a studiare questo benedetto nuovo statuto e in particolare andiamo cercando di individuare intanto qual è l'ufficio di presidenza che ai sensi dell'articolo 3.12 debba decidere su questi benedetti reclami. Noi ci siamo confrontati, tu dici sui social, ci siamo confrontati anche in altri ambiti per cercare di individuare proprio la legittimazione e la composizione di questo ufficio. È un passaggio importante questo. Intendi dire l'ufficio di presidenza che dovrà conoscere dei reclami? Esatto. Guarda, io faccio un ragionamento molto semplice, anche perché quando ci sono le norme transitorie che regolano fattispecie particolari, sono norme alle quali si deve fare riferimento. Quando norme transitorie specifiche non ci sono, ovviamente va tutto interpretato. Allora, io faccio un ragionamento veramente molto semplice. Il congresso è il congresso di Rimini, l'ufficio di presidenza è quello di Rimini. L'OCS è un organismo che nasce a Rimini, quindi diciamo così, come esito dei lavori congressuali di Rimini, lo statuto dell'OCS, quindi conseguentemente l'organo in carica, a mio modestissimo avviso, è l'ufficio di presidenza del congresso. Scusami, di Rimini. Esther, se ti interrompo, io però leggo letteralmente appunto all'articolo 3.12 appunto che l'ufficio di presidenza del congresso è presieduto dal presidente del CNF o da un suo delegato, ma è coordinato dal coordinatore di OCF e da un suo delegato. Ok, questo naturalmente a regime, a statuto attuale vigente a regime, cioè allo Stato non abbiamo l'OCS, non abbiamo il coordinatore dell'OCS, sinceramente non abbiamo neanche l'ufficio di presidenza dell'articolo 3.12, non ce l'abbiamo, anche perché l'ufficio di presidenza dell'articolo 3.12, a mio modestissimo avviso, sarà l'ufficio di presidenza del congresso di Catania. Io mi pongo anche un'altra domanda, anzi la faccio a voi, magari stimolo qualche ascoltatore a qualche risposta. Lo statuto attuale prevede anche la possibilità di sezioni congressuali ulteriori, come prevede anche la possibilità per esempio di un congresso straordinario, perché le sezioni congressuali ulteriori ordinarie non sono la stessa cosa di un congresso straordinario. Ora, nel caso in cui vengano convocate sezioni ulteriori, sono sessioni ulteriori del congresso di Rimini, perché parteciperanno a queste sessioni ulteriori gli stessi identici delegati eletti per il congresso di Rimini.
come se viene convocato un congresso straordinario, parteciperanno al congresso straordinario i delegati che sono stati eletti per Rimini. Poi ci sarà l'elezione ordinaria dei delegati per il congresso di Catania e a quel punto subentrerà successivamente, tra un anno, due anni, tre scusami, anni, quando sarà, scusami, il congresso Esther, di Catania. Scusami Esther, adesso sempre la popolazione che vive sui social legge di una comunicazione a firma del presidente Mascherin che è indirizzata ai vari rappresentanti eletti e quindi poi estesa per conoscenza ai delegati congressuali, reca un passaggio importante. Bisognerà ora che l'ufficio di presidenza uscente del 33° congresso nazionale forense di Rimini si riunisca per decidere sui reclami. E dice qualcosa questa lettera sul punto? Praticamente, a quanto capisco, il presidente del CNS ha anch'egli individuato come organo competente a decidere sui reclami l'ufficio di presidenza uscente del congresso di Rimini. Ma attualmente credo sia l'unico organo legittimato, perché chi altri dovrebbe essere legittimato a decidere sul reclamo? Cioè, io sinceramente non lo vedo, non lo trovo. Non lo trovo, è comunque un reclamo che attiene, ripeto, ad un esito del congresso di Rimini. Quindi è quello che conta, cioè è tutta l'organizzazione del congresso che naturalmente deve portare a termine la sua. Quindi, quindi la data del 19 novembre originariamente individuata per la elezione del coordinatore subirà un differimento. Ma su questa cosa voglio dire una cosa. Ma sta data del 19 novembre, ma chi l'aveva individuata? Ma io la leggo in questa lettera, tra l'altro, con questa comunicazione di Mascherin. Appunto, le operazioni elettorali non si sono concluse mica tanto tempo fa. Si sono concluse non più di 4-5 giorni fa. Immagino che ci sia la necessità di uno che coordini i lavori dei componenti dell'OCS e che in qualche modo individui una data. Ma alla fine sta data del 19, da dove era venuta fuori? Secondo me da una riunione tra alcuni presidenti, insomma, che francamente. Volevo riportare una riflessione suggerita da Pierluigi Serra, componente del nostro gruppo di redazione, il quale pone questo quesito: ma perché la presentazione dei reclami sulle elezioni OCF sospende l'insediamento dell'organismo mentre i reclami alle elezioni COA non hanno sospeso nulla? Guarda, tutto sommato può essere una riflessione interessante, però io rilevo che la legge ordinamentale è molto completa, quindi individua con molta precisione l'iter delle impugnazioni nel caso in cui ci siano delle impugnazioni delle elezioni del Consiglio dell'Ordine e non prevede la sospensione. Noi stiamo parlando di un organismo che trova la sua, diciamo così, legittimazione nell'articolo 39 della legge professionale, che però dà al congresso il potere di darsi delle regole. E quindi questo statuto congressuale sono le regole che il congresso da solo si è dato. Su questo punto questo statuto non ha nulla. Quindi io mi faccio la domanda alla rovescia, ma secondo voi sarebbe auspicabile che si insediasse un organismo che non ha delegato, mancante di alcuni dei suoi pezzi, forse anche pezzi importanti, perché si dice che uno dei delegati del distretto di Napoli non può candidarsi alla presidenza dell'organismo, al coordinamento dell'organismo congressuale forense. Tutto sommato si tratta di un organismo che ha delle competenze di natura vagamente politica e che deve operare
non a livello ordinamentale, dove secondo me le regole devono essere stringentissime perché riguardano l'esercizio dell'attività professionale, i controlli e quant'altro. È un organismo che deve lavorare nell'interesse dell'avvocatura, e quindi andiamo su un piano completamente diverso. Ora io mi chiedo, a chi gioverebbe insediare un organismo zoppo perché manca di 5 delegati eletti legittimamente? Per poter fare cosa? Sarebbe un organismo che nascerebbe, come ho già detto, zoppo, quindi avrebbe bisogno di maggior tempo per iniziare a rodare, iniziare il suo rodaggio, non lo so. Adesso noi a Rimini abbiamo fatto il congresso di Rimini ha fatto un'operazione diciamo abbastanza importante. Io credo che l'interesse di tutti, mi permetto di dirlo, sia mettere alla prova questo organismo congressuale forense. Perché se finora non siamo stati soddisfatti dell'attività del NOVA, adesso dobbiamo anche mettere alla prova questo organismo congressuale forense, tra l'altro con una composizione fortissimamente differente rispetto al NOVA. Allora, a chi giova ritardare l'inizio dell'attività di questo organismo congressuale? Secondo me non giova a nessuno, non giova né a coloro i quali sono stati eletti, non giova agli avvocati che per aver votato così massicciamente la soppressione dell'organismo unitario perché non l'hanno più ritenuto consono alle loro esigenze, significa che hanno assolutamente bisogno e necessità di un organismo che li rappresenti adeguatamente. Il CNF può farlo, ma non può farlo perché è una istituzione e ha dei compiti istituzionali ben precisi. Perché farlo nascere già? Esther, ti faccio un'altra domanda facendo un attimino un passo indietro e ritornando alla questione dei reclami in un quadro tutto sommato abbastanza confuso, no? Consentimi, consentimi. Volevo dirti questo, ma a tuo avviso, piuttosto che il presidente del CNF, in un momento come questo, in cui giustamente tu hai fatto riferimento alla sopravvivenza delle vecchie regole, non doveva essere il compito piuttosto del coordinatore del Consiglio di Presidenza del Congresso di Rimini interessarsi dei reclami ed eventualmente condurre questo momento? Guarda, può anche essere così, perché oggettivamente l'ufficio di presidenza è coordinato dal presidente dell'OVA, che secondo me il presidente uscente comunque lo può. Però devo anche dire che questo ufficio di presidenza è stato anche un po' deludente nel corso del congresso, l'abbiamo detto 5 minuti fa, quando c'è stata la protesta di ANS molto fondata, mi sarei aspettata una presa di posizione molto forte da parte dell'ufficio di presidenza e soprattutto da parte di chi l'ufficio di presidenza coordinava, perché le regole sono quelle. Evidentemente in questo momento di vacazio, visto che c'era un'inerzia, appeso che i reclami c'erano stati, il presidente del CNF ha preso le redini della situazione. Sì, certo, magari non era compito suo, però come voi sapete in politica gli spazi si occupano e se qualcuno chiudiamo non fa, c'è sempre qualcun altro che fa. Esther, chiudiamo con un'ultima domanda, provocazione, l'ennesima. Tanto io spero e speriamo tutti noi in radio qui di averti di nuovo ovviamente nostra ospite, e lo sarai perché ho una promessa con te, hai una promessa con me, perché dobbiamo sentirci per parlare di un altro argomento molto importante la settimana prossima, non te lo scordare. Dunque, questa domanda provocazione, in questo momento in cui si sta trattando con il Parlamento sul decreto penale, decreto di riforma, legge elettorale, COA, come siamo messi come rappresentanza? Oggettivamente c'è un momento di vacanza, e questo è inutile negarlo, perché
ripeto, il CNF è istituzione, le associazioni fanno la loro parte, l'organismo congressuale forense non ancora esiste, nel senso che sono stati eletti quasi tutti i componenti, ma non è stato ancora insediato il coordinamento, eccetera, e quindi oggettivamente manca quell'organismo, manca quello che potrebbe fare da raccordo tra tutti. Sì, questo è vero, è un momento topico, e proprio perché è un momento topico io mi auguro che la vicenda reclami venga definita al più presto, perché se ci sono state delle irregolarità nel voto di Napoli, queste irregolarità vanno sanate al più presto, e al più presto deve essere insediato questo coordinamento di questo nuovo organismo. Bene. E così il quadro si chiarisce. Dici esattamente quello che penso io, cioè prima facciamo e meglio è. Benissimo. Esther, noi ti ringraziamo, ti siamo grati per la tua disponibilità e, come dicevo prima, mi raccomando, la settimana prossima sarai ancora con noi. Grazie ancora. Grazie, grazie a tutti, baci a tutti, grazie. Uslow Web Radio. Hi, this is Alison Rayner. Listen to my show on Uslaw Web Radio next Sunday, November the 13th. My group ARC has a new CD out called A Magic Life. The piece you're hearing is from that new CD, and it's called The Trunk Call. Veglia di avvocatura. Sono le ore 8. Oggi la gente di uno stesso condominio non si conosce e se si incontra in ascensore non si parla. Poi su Facebook pubblica tutte le sue foto e racconta di tutto a tutto il mondo. E proprio in materia di sicurezza informatica ascoltiamo il divertente Valentino Spataro. Caffè 2.0 a rete unificata con Uslaw Web Radio. Oggi vi racconta come Google si è inventato un rapporto di tresca tra computer. Quindi ha messo insieme Alice, Bob and Eve. Alice è sposata a Eve, però avendo una tresca con Bob vorrebbe riuscire a scambiarsi dei messaggini cifrati senza che Eve sappia che cosa si stanno dicendo. Allora Google insegna ad Alice di inventarsi un po' delle tecniche e quindi ci prova con Bob, ma per 10.000, 15.000 volte, e per 15.000 volte viene scoperta da Eve, che riesce a intercettare e capire cosa viene detto, mentre Bob, che è ancora un po' lentino, non ce la fa. Allora, qual è l'obiettivo di questa cosa? L'obiettivo è di creare un sistema che fa parlare due computer con una crittografia, un protocollo, una soluzione che lo stesso computer crea, non più esseri umani, tra virgolette, ma un computer che si inventa al momento per mandare questa nuova informazione già codificata all'altro. Il problema è che, appunto, per controllarla, siccome non è una soluzione sviluppata dall'uomo, ci vuole un altro computer. Ecco il Bob, Eve, che deve, da marito vuole sapere cosa si stanno dicendo, no? E quindi prova a intercettarli, per 15.000 volte lo scopre. Dopodiché la cosa comincia a funzionare meglio. Quindi, dagli, che riprova, che ti riprova, ecco che finalmente Alice e Bob hanno quell'esperienza necessaria per nascondere le cose a Eve e riescono a mandarsi dei messaggi segreti. Ora, la cosa che impressiona nel leggere l'articolo è che il concetto di sicurezza viene cambiato e valorizzato diversamente rispetto al solito. Se prima si diceva
Guardate, le persone hanno visto come funziona la formula della crittografia asimmetrica e hanno visto che è una cosa bella, una cosa sicura. Va bene. Adesso il ragionamento che viene proposto è un altro. Siccome questo computer si è creato lui una regola e gli esseri umani ancora non sanno qual è, questo è sicuramente un metodo sicuro. Cioè, visto che non lo capiamo noi, ma lo capiscono le macchine, allora è un metodo sicuro. Ed è affascinante come tesi, se non fosse che significa rinunciare completamente ad avere il controllo delle macchine e lasciare alle macchine l'autonomia di gestire le comunicazioni tra di loro. Al punto tale che noi potremmo anche fidarci mille volte, un milione di volte delle macchine, ma anche di quella milionesima e una che la macchina ci inganna e ci dice: guarda che tizio mi ha detto questo, e quindi è un'informazione sicura. E invece potrebbe aver creato tranquillamente un'informazione nuova e noi non avremmo lo strumento per verificare all'origine che il messaggio trasmesso fosse esattamente quello. E quindi è particolare vedere come di fronte alle innovazioni tecnologiche cambiano anche concetti di uso comune, che tra l'altro appunto se sappiamo che gli antivirus sono stati quasi tutti alterati per non rilevare certi virus di Stato, alla fine di nazione intendo dire, a questo punto possiamo già capire che oggi non è sicuro usare gli antivirus, nonostante tutto noi siamo obbligati per la privacy a usarla, anche se non sono completi, perché comunque una protezione ci danno, è giusto. Ma arrivare al salto di qualità e dire: siccome non capisco come funziona, è sicuro, e beh, forse dobbiamo vedere la sicurezza proprio nel suo insieme, cioè che alla fine tutta la comunicazione complessivamente possa essere corretta e verificata. E come un testimone, come faccio a controllare quello che dice? Mi devo affidare a una macchina che mi dice sì è certo? Una macchina nella quale non sappiamo come funziona? E se capisse male un'informazione, parte di un'informazione, non potremmo nemmeno controllare che ha capito male una parte di quell'informazione, magari importante. Insomma, benvenuti nel mondo della tresca secondo la visione di Google. Come cita appunto Informatico, è un altro passo avanti dell'umanità verso Skynet. Benvenuti tutti nel mondo di Terminator. E con la citazione cinematografica vi saluto e vi auguro un uso sereno e pacifico del computer che avete davanti, perché sono sicuro che sarete sicuri dei vostri certissimi computer e telefonini anche. Caffè 2.0, alla prossima! Svegliati, Avvocatura. Sono le ore 8:06. La giovinezza è un tesoro che si può avere anche a ogni età, anche da giovani. E sui giovani avvocati, sul loro futuro, sui loro atti e sui loro pareri, ascoltiamo Vincenzo Grieco. Buongiorno, Svegliati Avvocatura. 21esima puntata del radiocorso Atti e Pareri. Nella stesura dell'atto giudiziario occorre necessariamente individuare l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale si ricorre, ovvero si resiste. Pertanto, individuare attraverso l'armamentario normativo il giudice corretto presuppone l'esame di eventuali questioni di giurisdizione, di competenza e di rito. In verità, ai fini dell'esame, le questioni di giurisdizione sottese all'atto di citazione dovrebbero ritenersi implicitamente risolte in senso favorevole alla giurisdizione del giudice ordinario. Prima di accingerci alla redazione dell'atto di citazione, è invece opportuno soffermarsi su eventuali questioni di competenza che il caso concreto può porre. Diventa allora indispensabile esaminare attentamente la traccia per poter procedere alla verifica di quali norme processuali in materia di competenza si applicano al caso di specie. Al riguardo si consiglia una rilettura delle norme in materia di competenza. Per materia e per valore, articoli 7 e 17 del codice di rito, ricordando che in primo grado la giurisdizione ordinaria è esercitata dal tribunale e dal giudice di pace, nonché in unico grado dalla corte d'appello.
in unico grado di merito. Per territorio, articoli 18 e 30 bis del codice di rito, ricordando che esistono fuori generali, come ad esempio quello del convenuto, fuori facoltativi, si pensi alle cause aventi ad oggetto obbligazioni per le quali è competente il giudice in cui il vincolo giuridico è sorto, e fuori speciali, come nel caso in cui parte processuale sia l'amministrazione dello Stato. Per connessione, articoli 31 e seguenti del codice di procedura civile, verificando alla data, alla luce delle peculiarità del caso, se oltre alla domanda principale debbano proporsi domande connesse, relative, in particolare a cause accessorie, cause di garanzia o domande di accertamenti incidentali. Infine, se la causa va trattata con un rito speciale, è buona norma leggere le norme processuali che regolano il rito, onde verificare eventuali deroghe alla disciplina prevista per il rito ordinario, in particolare per quel che riguarda la forma ed il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio. Si ricordi inoltre che anche nella stesura di una comparsa di costituzione e risposta è fondamentale avere ben chiaro quale sia il giudice competente. Difatti, qualora la controversia sia stata incardinata innanzi ad un'autorità giudiziaria incompetente, bene potrà esserne censurata l'assunzione mediante apposita eccezione. Anche per oggi questo è tutto. Alla prossima e svegliati avvocatura! Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. E riprendiamo in diretta la linea da Roma con una telefonata graditissima, in diretta, non era prevista. Siamo con Mirella Casiello. Buongiorno Mirella. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, tu ci sentivi, ci hai mandato un messaggio e quindi eccoti immediatamente in diretta nelle sapienti cure di Pino Gallo. Pino, a te la parola. Buongiorno Mirella, grazie intanto per questa tua disponibilità. Ovviamente il tema noi l'abbiamo accolta di buon grado, ovviamente la nostra era una riflessione, volevo un attimino riassumere il succo di quanto ci si è detto con Ester Perifano in tema a questi nuovi risvolti che stanno interessando la nascita del nuovo organismo. A te certamente, e ci mancherebbe, noti. Parlavamo dei reclami, parlavamo delle problematiche, reclami che sono partiti da Napoli, parlavamo delle problematiche ad essi collegati e soprattutto con riferimento ad un ufficio di presidenza di cui ancora non si capisce, non si comprende, non si riesce a immaginare la composizione. Qual è il tuo pensiero al riguardo? Purtroppo un'amarezza e rammarico, perché questi problemi sono stati sollevati in solitario dissenso dall'OUA già dal momento in cui si è insediata la commissione statuta. Sono state rilevate tutte le mancanze in ordine ai reclami della previsione, insomma, che poi si è avverata ed è diventato il nostro nuovo statuto. Era immaginabile, non serviva avere occhiali con lenti molto spesse per vedere quello che sarebbe successo. Poi dall'altra parte i presidenti hanno ritenuto di mandare tutti i verbali delle proclamazioni degli eletti, insomma tutto quanto al CNF. Vi dico che in questo scenario a volte mi viene da pensare che chi è causa del suo mal, vabbè, scusami l'amarezza, però la verità è che il problema era stato sollevato in sede di commissione statuto, però là si è deciso che non era importante. Scrollate di spalla, non conta, non è importante. Troverò a breve le proposte di modifica che non sono state poste ai voti anche su questi punti. Mirella, un altro passaggio recente in questa storia è questa comunicazione del presidente Mascherin rivolta a tutti i rappresentanti eletti circa la necessità di interrompere
temporaneamente le operazioni, e ci si chiedeva appunto, anzi qualche osservatore ha proprio formulato questa ipotesi, ma scusate, ma qual è l'ufficio e la persona che doveva essere interessata tanto ed investita di questo problema? Poteva essere il presidente di OWA? Allora, lo statuto è stato abrogato, quindi c'è da valutare il fatto che inevitabilmente io resto legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, ma immagino che con l'abrogazione dello statuto venga meno anche le cariche. Quindi quel passaggio transitorio doveva essere modificato. Niente, siamo avvocati. No, ma erano tutte quante sciocchezze, diciamo, quando sono state sottoposte queste riflessioni, sono state ritenute non importanti. Intendevo dire, Mirella, nel senso di nella tua veste di coordinatrice del comitato di presidenza del congresso, era questa la mia domanda, in un momento in cui allora io avrei fatto cosa avrei fatto da avvocato, avrei mandato all'ufficio di presidenza a tutti i componenti dell'ufficio di presidenza, e a quel punto poi ci si trovava. Invece gli ordini distrettuali hanno mandato al CNF, alcuni addirittura alla segreteria organizzativa del congresso, quindi insomma allora è uno scenario un po' così. Allora, abbiamo riassunto la giornata di oggi, questo con il tuo intervento, è un momento che è poco chiaro, certamente abbiamo bisogno di capire quello che sta accadendo, anche mettendo, non dico mano, ma andando a riguardarci forse uno statuto che sul punto è stato un poco vago. Lo faremo con te e con chi vorrà accogliere il nostro invito in una prossima tavola rotonda. Per il momento noi ti ringraziamo per questo intervento. Senti, in diretta. Io sono pronta, no? Sono pronta e vi ringrazio. E soprattutto, scusatemi se torno a dirlo, però ormai insomma non ho molte occasioni. Il rammarico perché le modifiche potevano essere quelle che cambiavano la vita dell'avvocatura oggi. Vabbè. E andata. Bene, bene, Mirella, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata, grazie ancora. Grazie, grazie Pino, grazie a tutti, buona giornata, arrivederci. Uslow Web Radio. Questo programma è stato offerto da L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo, da quasi 40 anni, lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Sì, all'abolizione del bicameralismo paritario. No, ad uno Stato centralista. Ogni martedì alle 21.30 Elia Barbugnani e Milena Miranda si scontrano per le ragioni del sì e del no al referendum costituzionale. Sali anche tu sul ring. Referendum versus. Il ring dell'avvocatura. Solo su Uslow Web Radio. Sveglia di avvocatura. Sveglia di avvocatura, una lunga diretta anche con ultime telefonate non previste in scaletta, ma immediatamente mandate in diretta, così come è il nostro DNA. Un confronto aperto, leale, motivato da avvocati ad avvocati. Questo ci piace e questo continueremo a fare, Pino.
Sì, Andrea, è stato davvero un piacere avere queste due voci così importanti del panorama dell'avvocatura. Noi speriamo di riaverle contemporaneamente su una prossima, fra virgolette, tavola rotonda che cercheremo di organizzare. Un grazie in particolare a Ester Perifano e a Mirella Casiello. Certo, è un momento anche questo, semmai ve ne fosse stato bisogno, l'ennesimo momento difficile per la nostra categoria professionale. Pino, dobbiamo ovviamente avvisare le nostre colleghe ascoltatrici, i nostri colleghi ascoltatori, che ovviamente torneremo sul punto, perché questo è un passaggio assai delicato, in un momento di divagazio, come ha detto correttamente Ester, che dobbiamo attenzionare come si conviene. Quindi inviteremo davvero tutti, vi faremo sapere anche chi abbiamo invitato, e davvero speriamo che in quest'ottica di collaborazione comune per la crescita della categoria, la consapevolezza della categoria che si impone soprattutto in questo momento, vi faremo sapere chi avrà accettato, e ovviamente lo ascolterete nella sua viva voce. Pino. Sì, Andrea, stavo facendo? Stavo andando a guardare ancora una volta il libretto delle mozioni statutarie, perché secondo me, mamma, davvero, guarda, voglio dirtelo, secondo me, da giuristi quali siamo, è importante tenere a mente, andare a leggere e rileggersi quanto è scritto, esteso su questa benedetta mozione numero 2, che ha disegnato questo nuovo futuro per la nostra avvocatura. Certamente noi non smetteremo mai di farlo, perché vogliamo offrire una informazione davvero informata ai nostri amici. Bravo. Però adesso non lo leggere più quello statuto, perché dobbiamo chiudere la puntata, sennò qui i colleghi non vanno in udienza, mi raccomando. Benissimo. Allora io mi rimetto subito in riga. La puntata è giunta alla sua conclusione, speriamo di avervi offerto contributi importanti. Da parte mia è davvero tutto, buona giornata e buone udienze da Pino Gallo. Ciao Pino, volevo dirti studia, mi raccomando, perché se ancora da ottobre non hai finito. Buona giornata a te, buona giornata ad Andrea e buona giornata a tutti i radioascoltatori. Caro Angelo, qui non si finisce mai di studiare, speriamo davvero che tutti quanti, anche per il tramite della radio, abbiano modo di approfondire con questi commenti, con queste interviste. Saluto Pino, saluto Angelo, ma saluto soprattutto voi colleghi, ai quali auguro davvero uno splendido fine settimana. Non ci lasciate da soli, perché questa mattina inizieremo a montare la nostra postazione mobile presso l'Università LUMSA di Roma, dove cercheremo di trasmetteremo in diretta un importante evento dal titolo Lo straniero nel sistema dei servizi sociali. La radio è impegnata ovviamente a 360 gradi anche su questi temi caldi nella società, ma torneremo più volte, anche domenica, l'avete sentito nel promo, abbiamo una grandissima artista che ci ha fatto dono di un'anteprima mondiale, Alison Reiner, che sentiremo nella Jazz House condotta dalla nostra mitica Emanuela Chiriacò, aiutata, supportata da Angelo Marzo. E poi nel pomeriggio, ma questo lo leggerete nei vari post riferiti ai social network della radio, avremo invece un altro importante ricordo a cui teniamo davvero particolarmente, e questo con la collaborazione di Manuela Leuzzi e Anna Morica. Ne leggerete ovviamente nelle prossime ore. Da Andrea Pontecorvo non mi resta che augurarvi uno splendido fine settimana, ci risentiamo già da questo pomeriggio e poi anche domenica, e ovviamente alle 7:15 di lunedì mattina. Colleghi, un abbraccio. Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it.
Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouFlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouFlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. YouFlow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.